Ciao a tutti e bentornati come una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Ad Space Shipbreaker. Ringrazio la Focus Home Interactive per l'occasione concessami nel portarvi questo gioco. Allora, è un gioco che mi ha sorpreso, per quanto all'inizio mi aveva lasciato un po' perplesso il fatto che dovevamo, diciamo, demolire navi. Non le guidiamo, ma le demoliamo. Però è veramente interessante. Ora, io cancellerò il profilo perché voglio farvi vedere l'inizio del gioco e vi spiegherò un pochino in che cosa consiste. Potremo avere più licenze quando raggiungeremo i rank, quindi avremo altri spazi per avere altri personaggi. Il gioco è basato fondamentalmente sul nostro personaggio che ha un debito enorme, circa 1 miliardo di crediti verso qualcuno. Ora, siamo in un territorio, cioè in un tempo in cui l'umanità ha industrializzato molto del sistema solare. La Terra si è deteriorata in un luogo di squallore e decadenza, in orbita soprattutto. Sono emersi un nuovo tipo di lavoratori, i distrugginave in pratica, il lavoro è molto pericoloso solo per pochi scelti. L'azzardo, insomma, è il pane per questi nuovi lavoratori, gli shipbreaker, i rompinave, i demoliscinave, i demolitori, insomma. Molto bella questo inizio perché ci mostra il nostro computer in cui poi noi riceviamo una mail. Update, ok, dobbiamo aggiornare, qua abbiamo tutti i termini da accettare, diamo il nostro nome, Indie, cloni illimitati. 150.000 ogni clone, quindi una volta che moriamo abbiamo una spesa, quindi dobbiamo morire il meno possibile perché se dobbiamo pagare 1 miliardo di debito dobbiamo fare un po' di lavoretti. Possiamo scegliere il tipo di controllo, insomma, la nostra alimentazione, io metto pollo, e poi dobbiamo dichiarare di non avere nella zona terrestre marziana dei precedenti criminali, di non essere associati con l'Unione dei Lavoratori o altre cose. Completato i test medici, non avere interessi su Luna, la cintura di asteroidi o la na nazione-stato dell'Arizona. Mi diciamo approccerò positivamente alla risoluzione dei problemi ogni giorno. Capisco e accetto i rischi alla salute associati all'esposizione al campo di Van der Waals. E voterò per cancelliere Chung Zhang nell'elezione del Senato panamericano. Sì, dobbiamo accettare tutto, insomma. Qua possiamo skippare il training, ma non lo facciamo perché lo scopo di questo video è farvi vedere di che tipologia di gioco stiamo parlando. Perché l'ho trovato veramente, veramente carino. E demoliremo navi, però facendo attenzione a un grande ostacolo che si pone davanti a noi, che è la fisica. Perché siamo nello spazio, nel vuoto, insomma, quindi quando demoliremo le navi dovremo fare attenzione agli airlock a non demolire zone che magari ci sottopongono a zone di pressione diversa, quindi schiantarci dovuti alla differenza di pressione e venire scaraventati fuori, insomma. Dobbiamo demolire le navi anche scansionando i vari moduli e capire dov'è il punto di taglio per usare appunto la taglierina laser, insomma, un po' alla Subnautica. Il gioco mi ha ricordato anche come stile un po' Bright Edge, quel gioco un po' stile Subnautica dello spazio. E mi aveva lasciato un po' perplesso all'inizio perché, ancora prima di giocarlo, a dirvi la verità, perché avevo pensato, ma un gioco dove si demolisce un po' come Car Mechanic Simulator, dove fai sempre la stessa cosa, ma in realtà questa cosa il fatto che lavori stando attento, usando la tuta, i sistemi vitali della tuta, occhio a non farti male o bruciarti. Con la vista magari sui pianeti del sistema solare, figo, guardate, questo è quello che fanno. Vedete che si va a staccare delle parti e poi con un tool andare magari a legarle insieme. Con un altro tool, vedete l'animazione, animato benissimo tra l'altro, vedete, li lega insieme e poi li va a far scaraventare dentro la zona di, diciamo, lo chiamo smelting, poi in realtà non è, il termine esatto non è propriamente quello, però questo è l'inizio di questo gioco. Lo andiamo a provare, non so ancora dirvi il prezzo purtroppo perché lo sto giocando prima dell'uscita e per questo ringrazio ancora Focus Home Interactive con cui ho comunque una buona collaborazione.
Allora, vedete che adesso faremo un tutorial molto molto banale in cui testeremo i nostri movimenti, così ve li faccio vedere. Intanto c'è l'interfaccia davanti a noi che ci dà appunto la nostra vita, il basso a sinistra il tool che stiamo usando, il fuel, la vita rimasta, quegli indicatori luminosi rosso e bianco, non so cosa siano, a dire la verità. Quindi adesso attendiamo che il nostro supervisionatore, insomma supervisore, ci dica che cosa fare, perché poi dobbiamo ovviamente fare attenzione. Vedete qua tutto, c'è un mondo, c'è la luna, insomma ci sono solo quelle cose da fare. Il gioco mi è stato detto che è meglio giocarlo, cioè è consigliabile giocarlo col pad, ma in realtà mi trovo bene anche con la tastiera e il mouse, anche se il movimento del mouse è molto lento, nel senso che ha una corsa molto lunga il mouse, ma è giusto così perché nello spazio non è che ti muovi come uno sparatutto. Ora apriamo il work order, vedete che ora dobbiamo, scopriremo che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo ora accelerare per 3 secondi, quindi andiamo col tasto V e usiamo i retrorazzi, acceleriamo contro questa cosa per 3 secondi, acceleriamo indietro per 3 secondi, 1, 2, 3, fin quando scatta. Perfetto, ora proveremo altri comandi, intanto li vedete lì sulla destra, scendi, quindi per scendere si usa lo shift, ma in realtà va anche... No, scusate, per salire, discendere C, ma io in realtà uso anche l'altro, ma vabbè, uso anche Shift. Comunque va bene, ora ci farà ascendere per 3 secondi, 1, 2, 3, ok. E ora col tasto CTRL freniamo, quindi vedete che in basso è riportata la velocità in metri al secondo che stiamo, a cui ci stiamo muovendo in pratica. Dobbiamo frenare, quindi si frena col CTRL. Adesso vabbè, siamo fermi, quindi... do una frenata unica, ok. Ora dovremo pagare questo debito enorme che abbiamo con questo tizio, questa corporazione in pratica, poi vabbè possiamo rotolare. E il bello del gioco è che voi giocate, andate avanti, fate missioni sempre più avanzate e andate ad upgradare i vostri, ad aggiornare, potenziare i vostri strumenti di lavoro, i vostri utensili per fare lavori di rank sempre maggiore, quindi con paga sempre maggiore. Devo rotolare, cosa che pensavo di aver fatto, va bene. Ok, ora dobbiamo, ci indica di andare là, dobbiamo usare il nostro grapple, il nostro, insomma, grapple, non saprei come tradurlo, rampino, insomma, lo definirei così, per staccare l'antenna. Ci fa vedere come staccare un oggetto, vedete che in questo caso l'abbiamo staccato. E poi usare, vabbè, intanto lo abbiamo lanciato lì per sbaglio, cioè dovevo dargli una spinta, ma vabbè, lo stiamo andando a fare, a demolire, infatti lì c'è il barge, cioè praticamente la zona di demolizione. Adesso andiamo a prenderla e col tasto F gli diamo una bella botta che finisce giù. Ok, abbiamo salvaggiato un'antenna su 2 su 2, ok, è andata giù anche l'altra. Vedete, la cosa interessante è lo sfruttamento della fisica, perché comunque continuate ad andare in una direzione, date una spinta a qualcosa e quello continuerà per sempre ad andare avanti, come giusto che sia, nel vuoto, comunque in questo tipo di orbita intorno alla Terra. Ora, andremo a fare il nostro primissimo lavoro di distruzione, di smelting. Con il tasto T attiviamo lo scanner. Lo scanner è molto interessante perché ci mostra i punti in cui ci troviamo di fronte a un pezzo strutturale, quelli arancioni, i punti gialli che sono i punti di taglio, i pannelli pesanti, i pannelli leggeri, azzurro e blu. Ok, quello che dobbiamo fare ora è equipaggiare lo stinger col tasto 2 e andare a tagliare la parte che dobbiamo salvaggiare, cioè praticamente adesso ci indica che sono queste due sorte di razzi. Quindi iniziamo a posizionarci lì. Devo capire ancora il punto di taglio, perché qua in effetti, ok, sto tagliando fino al momento in cui vedete che non scompare e la parte è completamente staccata. Quindi a questo punto premiamo il tasto 1, andiamo a prenderlo, gli do una spintarella da questa parte, vedete che lui intanto inizia e proseguirà la sua folle corsa verso lo smelting. Intanto io allora premo di nuovo 2, mi riposiziono qui e vado a prendere questa parte qui. E devo capire bene, non ho ancora ben capito in base a cosa diciamo taglia, ma direi che la parte qui per il lungo. Oh, ok, ho fatto quello che non dovevo, ho perso un po' di vita perché in pratica dovete fare attenzione, vedete mi sono ustionato.
Perché c'è una barra lì sul cannone, diciamo lo sparalaser, che non deve arrivare al massimo della barra, se no siamo messi male. Nel senso che poi si surriscalda e ci facciamo male noi stessi, insomma. Allora, adesso, devo cercare di capire come tagliarlo, facendo molta attenzione. Dire la verità, ok, facendo attenzione a non scottarmi. Ok, l'abbiamo eliminato. Perfetto, ritorno a 1. Vedete che adesso provo a dargli una spinta in quella direzione lì. Vedete che l'altro intanto si è fermato. Probabilmente, non so, non aveva abbastanza forza per andare giù. Strano che si sia fermato, ma spinta anche a lui. E vai, fai salvaging. Credo di non poterli connettere al momento, perché non ho ancora il tool in grado di farlo. Comunque adesso mi spingo giù. Diciamo che la prima volta mi è venuto un pugno, eh? Ok, fatto. Perfetto, abbiamo completato il nostro primo ordine, che funge un po' in pratica da tutorial. Dobbiamo andare a prendere la nostra quota certificazione, quindi premiamo il tasto ESC, apriamo il control scheme, non so cosa sia, comunque qua c'è l'obiettivo, completare, perfetto, abbiamo fatto. Ora andiamo a casa, entriamo nel lab, che è questo, dove ci spostiamo, insomma andiamo a fare nuove missioni. Andremo a vedere adesso come funziona il potenziamento. Ecco qua da dove siamo partiti. Control molto molto importante, anche perché ci frena e non ci fa finire addosso. Adesso sto sbagliando, ok, vai, entriamo, e così completiamo il nostro primo incarico. Abbiamo preso la certificazione base a rank 2. Ora abbiamo appunto un prestigioso rank di Basic Certification. Abbiamo sbloccato due licenze: Modular Laser Cutter, cioè praticamente la possibilità di potenziare, di moddare il nostro laser, e le navi di classe 1, la certificazione a fare navi di classe 1. Abbiamo pagato al momento 186.000 su 999.814.000, insomma in pratica il debito non è proprio due noccioline. Però giusto per farci capire quello che dobbiamo fare. Ora si riparte. Good morning, abbiamo l'equipment, dove si può andare a vedere tutto quello che abbiamo e andare a potenziarla, a ripararla soprattutto, perché sul cutter ha subito del danno. Abbiamo 5 kit. Adesso vediamo cosa ci dice il tizio sotto. Allora, ripara. Ok, riparato. E upgrade. Vedete che abbiamo la possibilità di split saw license. Praticamente ha un laser biforcato. In pratica può... Ok, vediamo. Purchase. Abbiamo preso quello, ok. Torniamo allo yard e vediamo che cosa puoi fare. Ok, poi c'è anche il grapple, che al momento non ci fa fare nulla, però insomma, torniamo sul campo. Abbiamo le comms and data e certification, che al momento non abbiamo nulla. Ora, prima di tornare indietro, voglio farti vedere la nave, il catalogo della nave, dove sceglierai le selezioni che la Lynx ha scelto, ok? E come ho detto prima, guadagnare certification aprirà un numero maggiore di rank di nave che potremo fare, imparare a fare. Va bene. Continua e salveggia. Lynx mandate. Ok. Sì, continuiamo la nave esistente. Un'altra nave, un altro credit, ok. Oggi l'obiettivo è completare la certificazione rank 2. Per fare questo hai bisogno di attivare la split saw, ok, che hai appena... Ok, quindi praticamente prendiamo lo split, ok, e cambio
Lo split è figo però, perché gli monta questa cosa davanti e fa una cosa diversa. Rotate, cut angle col tasto destro. Interessantissima sta cosa, perché veramente lancia due laser. Vediamo un po' come funziona. Salvage, soft crate e aluminium. Che figata però vedere tutto questo. È diverso. Devo dire che è originale come tipo di gioco, cioè non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Ok, stanno per uscire il Space Mechanic e cose del genere, però... Allora, salvage soft crate, ma mi piacerebbe però qua, in questo caso, capire che cosa devo salvaggiare. Qua vedete, ho la fornace e il processor. Devo salvaggiare queste cose, però voglio capire che cosa devo rompere qua. Non me lo indica, o magari probabilmente voi lo state già vedendo nel video e io no. Adesso, cioè praticamente interessante. Peccato che credo non sia quello che io devo rompere, ma va bene. O sì, perché non c'è nient'altro qui da salvaggiare. Vediamo un po'. No, l'unica cosa da salvaggiare è quella, quindi adesso continuo a... sì, non c'è nulla qua da esaminare, l'unica cosa che possiamo fare è questa. Continuo a spezzare le parti che si possono rompere. Ok. E vediamo, perché mi sa che qua c'è anche un pannello da togliere, quindi... Ok, c'è un pannello da togliere qua. Ah, ok, interessante, perché l'ho aperto, quindi adesso forse posso toglierlo. Scusate, prendo. No, frena, ho sbagliato. Interessante, poi pensate quando magari sarete all'interno di una nave grossa e dovrete farla tutta, insomma, evitando di... Poi su Steam trovate anche dei video sul gioco dove vi viene mostrato quello che potete andare anche a combinare. Ora vediamo se riesco a fare questa cosa anche qua, cioè io l'ho rotta lì. Ok. Ah, ok, la linea rossa, sono un babbano. Fatemi capire. Quindi? Me lo dai indietro? Non voglio andare avanti. No? Vabbè, lo sto aprendo in modo un po' poco ortodosso, ma va bene. No, questo. Ma se io lo oriento... Eccolo lì. Interessante, perché adesso l'ho aperta. L'ho tagliato un po' ad cazzo, me, a dir la verità, però... E si vede dentro della roba, quindi... Devo fare un salvaging. Allora, adesso io provo comunque a metterlo in modalità normale, dove rompo questo. Ok, che non so che cosa serva, però io gli rompo tutte le parti in modo che possa... Ah, ok, aluminium. Vediamo un po'. Allora, prendo pannello di alluminio. No, scusate, questo. Voglio metterlo nella... fornace. Processo salvage. Allora, questo qua, no? Panel aluminium. Quindi questo è aluminium. Ok. E lo buttiamo nella fornace, quindi tac, vai. E lo prendo 500 kg, quindi ce ne vuole un po'. Allora, vediamo quello cos'è. Soft crate. No. Questo è aluminium, quindi io lo butto
tutto dentro là. Vai. Prendo altre parti di pannello che non è ancora saldata quella lì. Eh sì, non... ho proprio tagliata via di netto quelle parti lì, eh. Questo è aluminium pure lui. 49 kg, ho preso una cinquantina di kg, quindi... Vediamo un attimo questo. Salvage nanocarbon. Devo buttarlo nel processor. Vediamo se è giusto. Via. No. No, però voglio riprendere questo. Voglio vedere se... no, devo prendergli proprio quella... Inserirgli quella cosa lì. Quindi lo seguo via in questo modo. Ok. Adesso inizio a prenderci un po' la mano. Butta di là. Via. Quindi, adesso torniamo qua di nuovo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, prendi questo. No, 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 troppa roba, troppa roba. È veramente alienante quasi pensare di far tutto in assenza di gravità. O in microgravità, insomma, come volete voi. Questo è un bel pezzo, nanocarbon. Quindi il nanocarbonio va smeltato. No, va messo in deposito. Ok, allora buttalo là. Vediamo se me lo accetta. No, però non dobbiamo fare così. Dobbiamo buttarlo dolcemente. Ok, abbiamo preso il nanocarbonio. È proprio tutta rotta adesso, l'abbiamo proprio smontata del tutto. Quindi questa qui è nanocarbon, quindi direi che anche in questo caso io gli do la spinta. Mi sta dicendo che sono un po' troppo lontano. Gli do la bella spinta. Scusi, è nanocarbonio. Via. Anche lei è un nanocarbon, quindi vada di là. Senza scassare molto. Aluminium. Panel aluminium. Tutta la parte centrale qui in alluminio, quindi io la butto di là. Salvage soft crate. Ah, mannaggia, dovevo salveggiare la soft crate. Vabbè, intanto processa, butta dentro la soft crate. Non so che farmene. O dovevo fare salvage lì sotto? No, ma non credo. Sto andando un po' a caso adesso, giusto per... Dopo le prime parti in cui ero un pochino più tranquillo, più sicuro. Lui, abbiamo fatto un botto di nanocarbon. Ok, vai, buttalo di là. Abbiamo fallito il nostro order. Ok. Vabbè, in sintesi non ce l'abbiamo fatta in tempo. Non è fallita, credo, perché... Cioè, è fallita, ma il gioco non dovrebbe essere finito, perché... Vediamo, perché alla fine, vabbè, non siamo morti, non abbiamo usato il crate. No, ok, me la fa rifare. Allora, ragazzi, questo è un gioco veramente, veramente figo, devo dire la verità. E non so dirvi il prezzo ancora, appunto c'è il free play, la carriera, poi ci saranno con l'uscita prossimamente anche le sfide con altre persone, ovviamente non in multiplayer perché il gioco è solo single player. Purtroppo non so ancora dirvi il prezzo, spero che Hard Space Shipbreaker vi sia piaciuto. Ringrazio anche i nuovi che sono arrivati sulla pagina Facebook, che vi consiglio sempre di iscrivervi. E se avete visto la pagina Facebook, siete finiti qui, vi va, e se vi va di stare informati sui nuovi titoli che escono per Steam, 3 video a settimana mediamente, iscrivetevi anche qui su YouTube. Vi chiedo una cosa però, se volete dare un sostegno al canale, non fate l'abbonamento sotto, qua sotto, ma potete usare i referral in descrizione, se dovete acquistare i giochi, come esempio anche questo. Oppure c'è il link donazioni, più che altro arrivano e non vanno persi come su YouTube con il link degli abbonamenti. Detto questo, un abbraccio a tutti e alla prossima. E ciao ciao.